una molecola d'acqua. È semplicemente costituita da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno uniti insieme. Eppure è stata questa semplice unione a rendere possibile la vita su questo pianeta. La Terra è nata circa 4 miliardi e 600 milioni di anni fa da una nube di fuoco. Uno spettacolo impressionante, ma solo per l'immaginazione, perché nessuno l'ha visto. Non c'erano occhi. Non c'era vita, perché non c'era acqua. All'inizio non c'erano mari sulla Terra e la vita non esisteva ancora. Si tratta di un mondo in lenta evoluzione. Il sole dardeggia mentre gas velenosi turbinano qua e là. L'intenso calore all'interno del pianeta fa bollire le sostanze chimiche sotto la sua superficie. Da queste sostanze chimiche ribollenti si sprigionano nuovi gas, metano, ammoniaca, anidride carbonica e vapori. È l'inizio di un'atmosfera. A differenza dei gas che aleggiano pesantemente vicino al suolo, il vapore sale in alto e forma nubi. Le nubi si infittiscono nel corso di centinaia di migliaia di anni, man mano che nuove eruzioni dalla Terra emettono nuovi vapori nell'aria. L'aria diventa più fresca e satura d'acqua, fino a creare una nebbia pesante che copre il pianeta. Il raffreddamento continua, le nubi cominciano a condensarsi e la pioggia comincia a cadere. Per migliaia e migliaia di anni la pioggia flagella la Terra, formando laghi che si raccolgono in punti bassi, evaporano e cadono di nuovo in altre località. Queste piogge cadono incessantemente, attenuando pian piano le punte estreme della temperatura. L'acqua piovana, scorrendo attraverso canaloni ripidi e rocciosi, trascina via minerali della terra e li trasforma in minerali del mare. Questi minerali svolgeranno un ruolo essenziale nel creare un ambiente che sarà un giorno ospitale per la vita. La vita, però, non esiste ancora. Il processo lento e casuale, che milioni di anni più tardi produrrà le prime forme rudimentali di vita, comincia nel profondo delle acque del mare di recente formatosi, lontano dalla violenta radiazione del sole e dai gas velenosi che ancora permeano l'atmosfera terrestre. I minerali dissolti nel mare cominciano a mescolarsi tra loro e a formare un minestrone molecolare. Le molecole, man mano che si muovono in questo ambiente liquido, si combinano, si scombinano, si riaccoppiano, sino a dar finalmente luogo a un'interazione stabile. Il mondo, prima di diventare un mondo di esseri viventi, è tutta una vita in fermentazione. Solo nell'acqua queste nubi di molecole possono fondersi a vicenda. Se fossero sottoterra, sarebbero troppo dense e incapaci di muoversi. Disperse nell'atmosfera, non riuscirebbero mai ad avvicinarsi in misura sufficiente. Invece, un ambiente liquido offre loro la condizione ottimale per muoversi e mescolarsi. Passano centinaia di milioni di anni. La ricerca casuale di due molecole compatibili tra di loro
conduce alla formazione della prima cellula. E quella cellula produce attraverso mutazioni la sostanza nota come clorofilla. Nata nel mare, una delle prime forme di vita sulla Terra è la singola cellula di una pianta. Con la clorofilla, la cellula vegetale può utilizzare l'energia della luce del sole per combinare l'anidride carbonica e l'acqua e produrre zucchero. La pianta, capace così di crearsi il proprio cibo, può crescere. Man mano che le piante crescono ovunque c'è acqua, gli oceani del mondo si coprono di distese galleggianti di alghe. Queste piante diventano un'abbondante fonte di cibo per cellule che cominciano a vivere come semplici esseri che si cibano di rifiuti. Gli oceani della Terra sono un ambiente relativamente sicuro per queste prime forme di vita. I cambiamenti di temperatura sono graduali e l'acqua aiuta a galleggiare, cosa che fa da contrappeso agli effetti della gravità. Nel mare, l'acqua contiene ossigeno per la respirazione degli animali e minerali, sicché la vita può nutrirsi e crescere. Le correnti costanti non lasciano mancare il cibo e offrono alla vita una via per disseminare le future generazioni. Uova e sperma vengono trasportati in nuovi e fertili cantucci. I celenterati, che includono le meduse, i coralli e gli indroidi, sono alcune delle creature più primitive della Terra. Limitati nel movimento da un sistema muscolare semplice, essi vanno alla deriva nel mare aperto, in larga misura alla mercé delle sue correnti. Alcune delle loro cellule sono collegate tra di loro a formare una rete che trasmette impulsi elettrici, l'inizio di un primitivo sistema nervoso, mentre altre cellule pungenti paralizzano microorganismi di passaggio. Anche questi vermi cilindrici, limitati nel movimento e alimentandosi sul posto, hanno organi per sentire il mondo circostante. Essi usano tentacoli soffici per catturare il cibo. Il loro evoluto sistema nervoso li rende capaci di avvertire il pericolo e di reagire. Questi vermi piatti e altre creature striscianti hanno un vantaggio sui loro antenati stazionari o galleggianti alla deriva. Hanno cioè la capacità di muoversi nel loro ambiente in maniera finalizzata ad uno scopo. Ondulazioni o increspamenti muscolari disposti nel senso della lunghezza del loro corpo li aiutano a muoversi. Questi corpi e movimenti semplici li confinano in un'area ristretta su cui debbono contare per camuffarsi, nascondersi e proteggersi. I molluschi, che si sono forse evoluti dai vermi, hanno una superficie esterna dura che aiuta a sostenere i muscoli deboli e a proteggere gli organi interni. Un modo questo piuttosto difensivo per circolare.
Essi possono muoversi ora liberamente sul fondo dell'oceano, rosicchiando alghe coi loro minuscoli denti. Altri molluschi, come la cozza, azionano una specie di pompa per respirare e filtrare il cibo. Il polipo fa un passo in avanti e usa questo tipo di movimento sia per respirare che per muoversi, lasciando i suoi tentacoli liberi di cercare cibo e di manovrare. Gli animali o sviluppano differenti metodi di movimento per proteggersi quando strisciano da un posto all'altro nell'oceano, oppure, mancando di velocità, si difendono con corazze. Gli artropodi, che includono granchi, gamberi e aragoste, hanno corpi duri e segmentati. Essi sono stati i primi a camminare con gambe congiunte alla ricerca di cibo. Le loro gambe sottili e le loro forme delicate sembrano adatte a muoversi solo nell'acqua, ma un artropodo sarà un giorno il primo animale ad avventurarsi fuori della sua patria acquatica costituita dal mare. Sono passati più di 4 miliardi di anni da quando la Terra si è formata. Il 90% della storia del mondo è già trascorsa, ma la vita non riesce a fare molto più che strisciare e andare alla deriva nel mare. Alla fine, però, alcuni animali prendono il largo e cominciano a nuotare. La seppia tiene i suoi tentacoli aperti orizzontalmente e usa la propulsione a reazione per acquistare velocità. Per muoversi oziosamente in ambedue le direzioni, agita membrane simili a pinne che la ricoprono. Ma sono i pesci a divenire i padroni del mare. Dato che la mobilità richiede flessibilità, essi sviluppano forme, misure e colori assai diversi quali tecniche di sopravvivenza per sfruttare il loro mondo sottomarino. L'evoluzione perfeziona le loro varie forme per renderli capaci di mangiare ed evitare di essere mangiati. Il pesce scatola ha un esoscheletro duro, difficile da attaccare per i predatori. I suoi organi delicati sono ben impacchettati e protetti. Il pesce angelo, con la sua figura slanciata, è adatto a manovrare dentro e sopra le varie formazioni a scogliera. Il pesce trombetta, fondendosi col suo ambiente, sembra un ramo di corallo, mentre la pianuzza cambia colore per armonizzare col fondo dell'oceano.
Data la densità dell'acqua, i movimenti rapidi sono sempre stati difficoltosi. I pesci sono stati tra i primi animali a sviluppare corpi funzionali e aerodinamici per muoversi nell'acqua. Muniti di una coda muscolare, pinne direzionali e un corpo coperto di umore viscoso e squame, essi hanno sviluppato il nuoto come il mezzo più efficace di movimento nel mare. Sono divenuti esperti nel movimento, concisi e coordinati. L'evoluzione, continuando, seleziona quegli animali che vivono, si nutrono e si riproducono bene ed efficientemente in questo ambiente in continuo cambiamento. Nel mare, il ritmo della vita accelera il passo. Man mano che gli animali diventano più efficienti, la preda diventa più rapida e i predatori più svelti ancora. La predazione è ora un problema per la maggior parte delle creature del mare. Risorse essenziali come il cibo e spazi liberi per viverci stanno divenendo sempre più difficili da ottenere. Il passaggio a un nuovo mondo non sembra solo probabile, ma necessario. Per fortuna, le piante hanno già reso possibile tale passaggio. Le alghe, dal momento che sono comparse nel mare milioni di anni prima, hanno cominciato a inviare ossigeno alla superficie. Il mondo di sopra era in fase di cambiamento. L'infiltrazione lenta e continua di ossigeno nella velenosa atmosfera terrestre rese alla fine respirabile l'aria. Inoltre, questa nuova atmosfera blocca le radiazioni letali del sole. La terraferma è ora ospitale.